Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale Anime e Manga Ita. Quindi adesso noi facciamo video sulle presentazioni delle caramelle da nostro sito che si chiama Japan Okashi Box, che ci ha offerto gentilmente questo box di caramelle, perché noi, oltre a fare video di anime, manga, ma anche di Ita, facciamo anche video di caramelle. Quindi è tutto di Ita. Sì, perché... Italo non sarà allora, molto felice. Cominciamo con la prima cosa. Intanto qua c'è il bigliettino dove ci ringraziano. Adesso lo lasciamo al nostro intellettuale, fai vedere, Vincenzo. Come si chiama questo prodotto che Simona sta tenendo nelle sue ranfine? Qua abbiamo l'apposito leggio che ci suggerisce... Perché leggi tu, quindi leggi io. Morokoshi Wataro. Mais, olio, estratto di pollo. Sì, interessante. Sono poi praticamente tipo degli anelletti ciccioni al mais, fondamentalmente. Come dice Piero Pelù, il mio nome è Mais più. Ammazzati. Andiamo ad aprire la confezione. Allora, di Piero Pelù che la forma è questa. Sono dei... Sì, sono tipo dei... Dei cannelloni. Sì, dei cannelloni fondamentalmente. Distribuisci. Ok, assaggiamo. Assaggiamo questi cosi, questi dindi. Cosa? Ah, famo un po' di mais. Sembrano le patatine quelle che ne abbia mangia. Grazie. Sa di polistirolo fondamentalmente. Senta, no. Sa di polistirolo. No, no. Allora, allora, le vostre opinioni. Polistirolo. Ah, sono buoni perché sanno di mais. Quindi sono fedeli a. No, sti cosi sono proprio che non te li senti da potersi mangiare a carrettata. Sì, ma proprio mai. Ma è retrogusto che ha. Oh, buono. Non so di niente. Mi sento osservata proprio. È inquietante questa presenza. Fai vedere questo, Simo. Questo qua è dei post-it, fondamentalmente. Non si mangiano. Ci si scrive sopra, sono a forma di fiore, di ciliegio. Esatto. Infatti qua li chiama Sakura Sticky Meme. Ecco, meme. Non è memo, è meme, è sbagliato. Che memo adesso? No, io folletto. Oh, c'è Doraemon! Allora, Doraemon. Di questi, fai vedere tu. C'è la versione rossa, comunista, la versione giallo spento è quella cinese e quella giallo acceso che sono i giapponesi. Ok, io mi scommetto la testa che quello spento è tipo allora, marcia. Non lo so, a me quello verde, tipo giallo verde, dice è della Lega. Poi quello giallo yakitori e quello rosso takoyaki. Minchia, pulpo vero c'è. Quindi andiamo a provare con quello. Siamo, diciamo, quello com'è. Giallo vivo, giallo. Quindi yakitori. Vivo. Proviamo prima questo. Pronti? Allora, fanno puzza di vecchio. Fanno tanto puzza di vecchio. Assaggiamo. Secondo me puzza di persona molto anziana. Buono. L'impatto è strano, ma è buono. Allora, sanno comunque di morto, però di morto in decomposizione. No, fritto, bene, quindi fritto buono. Buono. Era di buono. Morto fritto. Quindi questo che ne facciamo? Ok, stiamo provando il secondo ora. Questo è il mais. Ho tantissimo tipo di mais. Tipo quello insecchito, no? Infatti ti sta dicendo piantala. Assaggiamo. Assaggiamo. Ah. Meno morto. Questo è proprio mais, ragazzi. Questo è un po' un sapore migliore. Un po' sdegnoso. Sì. Allora, questo qua è proprio un mais che sta per morire. Un vecchio di mais che sta per morire questo. Un vecchio che non muore mai. Uno zombie praticamente. Esatto. Allora, questo è il secondo. Stiamo prendendo tutti. E il terzo, scusate, per vedere come viene. Questo è il terzo assaggio. Esatto. Va bene? Proviamo. Era il polpo. Quindi siamo come in Formula 1, in pole position. Il polipetto! Plop plop! Che neanche! Fai come la poeta! No. Terzo prodotto. Che? È questo qui. La cugina della Blue Whale. Ok, quella. È una Red Whale. Però in parte anche blu. Sì, è un... Sì. Come si vuole morire ma poco. È catanese, praticamente. È la balena catanese. Apri e voto. Ok, Dice che è leggermente salato e ha la patata. Minchia, a me piace la patata. Ma salata. A
anche salata, come è ghezza, basta che patate. Sono dei gamberetti. A forma di animale, tipo questo qua è di gamberetto. Di animale marino. No, questo penso sia tipo una medusa. No, questo è tipo un pesciolino e qua c'è un delfino. Ma questo è un gamberetto? Questo è un pesce luna. No, sì, questo è un gamberetto. Questo è il pesce luna, l'animale marino più inutile del mondo. E questa è una balena. Io me la mangio. Non sono di niente. Non sono di niente. Vero. Non sanno nemmeno di pesce. Non sanno nemmeno di sapere. I want to know. Vorrei sapere. Vorrebbero sapere di cosa sanno. Guarda, qua c'è un calamaro. Siamo mangiati i frutti di mare. Togliamolo. Salutiamo la balena catanese. Ah, che ovviamente farà da. Ciao ai nostri amici catanesi comunque. La balena ambare. Bare. Non sta a mare, ma sta a bare. Allora, un altro. Sono prodotto. Questi sono dei mini. È un Oompa Loompa quello, chiaro. Sì, ok. Questo qua è un Oompa Loompa. E. Oompa Loompa. E quindi. Oompa. Dentro ci sono. Oompa Loompa. Cose da mangiare. Cioè, come in ogni cosa che c'è in questo scatolo. No, non è. Questo non è dei spaghetti fritti. Che c'è al pollo, sta cosa. Spaghetti fritti al pollo. Già stai assaggiando? No. Aspetta, ti chiamo da felice. Gente, sono dei spaghetti fritti. Assaggiamo. Che assaggeremo? Cioè. Mi fanno un po' schifo. Cioè che sanno tipo di spaghetti fritti, però secchi. No. Non sono neanche così brutti. Sono un po' mediocre. Perché la maggior parte delle cose salte mi fanno schifo? Siccome le dolci sono buone. Ma, allora, a me le cose al matcha piacciono. Ma sono di persona vecchia le cose al matcha. Ah, è vero! Oh, assaggiamo quelli che fanno uccidere Alberto. Non sono questi, sono gli altri, i glico. Minchia, assaggiamo quelli che fanno uccidere Alberto. Voi qualcosa di dolce. È viva! Almond! Alberto non lo potrà assaggiare, mentre noi sì. Perché io sono allergico alle almond. Che in italiano sono le mandorle. Mandorle. Penso questo sia caramello in realtà, perché sono tipo delle. No, qua non segna caramello. Sono tipo, no? No. Meglio. Però c'è sciroppo, dice. C'è lo sciroppo. Sciroppo! Minchia, io ogni volta che mi prendo lo sciroppo. Mamma mia. No, quando c'è sciroppo però c'è caldo. Esatto. C'è vento, quando c'è lo sciroppo. Non farei Alberto. Dentro la confezione ci sono le caramelle confezionate. Sono tipo le frittelle, per intenderci. Dai, su di me viene una. Una a me. No, una a me no, perché muoio. No, no, anzi, sì, Alberto, tieni, così ti levi innanzi per sempre. Sono al mu. Ah, sono al mu, quindi la posso No, sono al mu alla mandorla. Ah, cazzo. Sono al mu alla mucca. No, mu, tieni, mu. Scherzo, Alberto, dammi qua un tappo e mangiare. Tieni, anche mangio. Anche mangio tutto. Allora, assaggiamo, guardate quanto è muosa questa caramella. Ma ci sono proprio pezzi di mandorla. Esatto. Per morire nell'allegria. Allora, io vorrei fare un appello a tutti quelli che sono allergici come me. Simone ha perso un dente. E Simone ce l'ha solo in ginaglio. Allora, devo ammettere che queste sono veramente buone, un po' durette. Però per il resto buone. Queste qua non mi ispirano per niente. Sono palle di rana. Palle di rana. Fai vedere. Che abbezzutaro. Che abbezzutaro. Che abbezzutaro sembra qualche insulto. Minchia, che abbezzutaro. Minchia, si è abbezzutaro. E anche questo tanto per cambiare al mais. Allora, io vorrei fare un appello ai produttori di mais giapponesi. Ma perché fanno puzza? Cavolo, fanno un fetore tremendo. Non perché la rana sono state nello stagno. Eppure, guardate, sembra proprio una pancia. Tieni, coglione. Allora ne prendo due. Ha fatto il cancro, allora guardalo. Vabbè, un coglioncello. Ma no, essendo tu un coglione, te ne basta una il coglione destro e il coglione sinistro. E perché siamo qua in due? Siamo in quattro in realtà. E sei. E quindi siamo pari. E dispari? Che sei? C'è anche il mezzo. Dispari. Vabbè, io c'erano tre perché sono nobile, quindi c'ho tre palle. Assaggiamo. Allora, assaggiamo queste palle. Ammazziamoci. Non sono malissimo, non sono neanche buone. Ma è pure decisamente forte, però.
Sanno proprio di rana. E il 90% di quello che Simona sta mangiando oggi lo sto mangiando in realtà io. So. Ma lo sai? Di rana precisamente, di Giovanni rana. Sono delle patatine con un bambino che non lo so, una cosa. Sta andando a mano, scuola. Tipo, ah sì, una cosa gialla in mano e la scuola. Sta per essere stuprato. Non lo so, devo dire qualcosa che sa di qualcosa, non so come si chiama. Tipo però. Come si la chiamano, canzone dei nani. Si chiamano potato furai. Okay, e quindi dopo ci sono a. No, sono al pollo, mi dispiace. Non c'è patata. Okay. Potato furai significa che sono dei furri al gusto di patata. O sono la patata dei furri. Però non li spaccare perché. Io spacco tutto perché sono incazzato lei, Alberto, ti spacco la testa. Io mi sto per veramente sono in sorpresa con un fatto così brutto, però non mi. Sono tipo dei. Allora, siccome io sono il sacerdote, sì. Prendetene e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. Offerto in sacrificio per voi. Prendete e mangiatene tutti. Au. 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 Mi sto lanzando. Ehi, allora, meglio. Non è brutto. E allora? No, ragazzi. In generale mi sto lanzando di tutte le cose che stiamo mangiando. Allora, assaggiamo. Assaggiamo. Sanno molto di polleria proprio. Neanche malissimo, eh. Sanno proprio del. Hanno un sapore iniziale, ma poi il sapore si spegne. Esatto. Sono ad intermittenza di sapore. Ah no! Ma fanno schifo! Fanno schifo! Non mi piacciono! Fanno cacare! Simone, non farei i soldi spicci che parlano tutto il tempo così. I soldi spicci, ricordiamolo, fanno cacare. Perché? No, non è vero! Non perché, fanno ridere. Allora, no, preferiamo i soldi sani perché i soldi spicci poi danno fastidio. Finiscono subito! Esatto. Non li vedi i soldi spicci, ogni volta che tipo. Alberto fai schifo. Sta compensando con la caramellina a muto. Non l'ha potuta mangiare, quindi si mangia un'altra di queste. Alberto fai schifo. Mangia. No, mangia che c'è caro. Possiamo prendere qualcosa di dolce, per favore. Va bene. No. Questo. Ma queste a Simone piaceranno perché è all'uva. Finalmente qualcosa di commestibile. Così ci ecco qua delle caramelle, penso, all'uva. Sì. O quelle sono, Vincenzo? O dell'uva all'uva. Kajugami. Chewing gum. Sono delle chingam. Però mi sono vibrare, mi fai eccitare. Allora. Adesso voi dovete annusare. Madonna mia che schi. Che la morte era. La morte era umana. La morte viola. Ma è disumano. Ma è disumano. Ma avete presente quando pesa? Allora, è presente i raggi uva. Come sono i raggi uva? I raggi ultravioletti. Ma però se li annusi così non fanno puzza. Non sono chingam. Sono gummi, proprio caramella. Allora, se, però così a singolo non fa puzza. Perché fa è arrivata che? Proprio perché la. Perché è esponenziale la puzza. È proprio arrivata la pappata di uva. Oh, questo è buono. Questo è il cazzo buono. Dammi qua. L'ho infilato direttamente in gola. Ah, quindi non l'hai assaggiato? No, non l'ho mai. Non ho aspettato che facessimo. Allora, l'uva è arrivata. È buonissimo. Minchia, proprio mi sono sentito. È passata. Sì. Ficcio, mi sento lumeato. Mi sono arrivato tutto il mostro. È proprio maleducato che passa e manco saluta. A me salutò. Ti raccomandata. Dammi un po' di uva. Oh, Ficcio, prendetevi un po' di. Questo sapore di bastoncini al cioccolato a lui. Cosa sono questi? Prez. Non sono poci. No, sono proprio prez. Però scritto tutto maiuscolo, proprio prez. Ecco qua i prez. Sono a sapore di prezzemolo proprio. No, no, è che sono dei pretzel però più piccoli. Quindi. Dei prezzini. No, sono dei prez. Sono scontati. Sono un po' pretzel. Sono scontati, cioè. Dipende come li prezzi. Il prez è il 30%. Perché? Sono dei poci, dei pochi, senza il cioccolato. Ma che schifo. Sono leggermente salati e poi c'è la patata. Sono dei pochi senza cioccolato. Ma questo box è il box delle patate, eh? Non vorrei dirlo. Sono dei pochi, appunto, come diceva Paolo, senza il cioccolato. Io ho detto. Poco pochi. Ah, scusa. Pochi. Come diceva Paolo, appunto, sono dei. Ammazza. Sono pochi, ma buoni. Esatto. Forse buoni. Come dice il proverbio, ok, il pezzo è giusto. Saporicchi. Ma sembra proprio di sale. Sì, sono molti al sale. No, secondo me sta parlando di pesce sale. Fondamentalmente. Secondo me questi sarebbero ottimi pure da infilare nel naso aperto. Questi sono dei leggi. Fai vedere. Questi sono i Black Thunder. Però lo so, quando lo so. Non sono loro. Abbiamo. Alla salute di Vincenzo. Questo di qua
sembra un tipo cioccolato che non, ha sapore di cioccolato, che odore di cioccolato. Ah, beh, un po' però il coppo. Non è male. C'è di salame turco. È vero. Vero. Sono black, sono nibba. Allora, ma ci sono le ultime cosine. Allora, prendiamo questi. Oh, i Kit Kats! Al macia! I Kitto, catto, cacca, para, pa. Kit Kat al macia? Sì, anche questi. Quindi prende al gusto anche di persone. Anche questi persone invidiati, gli altri si possono. Sì, infatti. Picciò è così verde che gli alieni. Sembra il pisello di Union. Guarda. Perché tu gli hai visto il pisello di Union. Grazie cartoni morti, un saluto a cartoni morti. Buon appetito. Un bel sentire a quel povero che sto io da te. No, no. Te ne appena. Tutti. Che schifo. Madonna mia, la merda. Pia calessimenza. Aspetta. È buono. Allora, sanno di persona. Allora, di persona vecchia. Sa di persona vecchia. Oggettivamente. E ho saputo che i giapponesi campano 120 anni. È vero, è vero. E poi appena muoiono, invece quando li cremano, li fanno, diventano macia. Praticamente è come il pesto genovese, più o meno. Loro praticamente li pestano e diventano macia. Per no, sono... è come le vittime della mafia cinese diventano carne condimento dei ravioli. Giusto. Il macia invece sono le persone anziane cremate giapponesi. Esatto, per questo non esistono. Sono buoni però. Se ti piacciono le persone giapponesi. Ma le cose. Allora. Le cose macia sono buone. Questo che cos'è? Un pisellone. Allora, sono dei crackers. Fai vedere. Fai vedere i crackers. È un bacaun. Ma no, è spezzato! Vabbè, tanto si devono mangiare. Vabbè, spezzo una lancia in suo favore. Ok? Ok. Va bene. Apilo. Ma con i deschivo perché non c'è niente. Vabbè, sono pezzi di pane. Non... È un bacaug, sì. Però. Quindi è una persona che la prende nel culo. Allora, fondamentalmente sì. È una volta di drago. Tieni. Gialla. È bianca dentro. A capire niente perché non ti pone. Allora ragazzi, no, molto forte. Ammetto che l'odore è molto particolare. Aspetta, cosa c'è dentro? C'è l'alga. C'è l'alga. L'alga si vede. Allora, l'alga è molto particolare come sapore. È buono. C'è anche il chili. Molto particolare. Si sente che c'è, che è aromatizzato. Però non è piccante. Gambero, è granchio, c'è di tutto. Io penso che dopo. Ci sono peanuts. Ah, vabbè, non muore lui con i peanuts. È arachidi. Peccato! Ci stavo andando di mezzo a caso! Che io l'ho letto tutto prima controllato. Sì, si sa male. Allora, come sono ragazzi? In quei pressioni? Ruru come coin. Ruru come coin. Allora. No, però è qua scritta Ruru come coin hashtag. Hashtag Ruru come coin. Che è una parola giapponese che significa duro come. No, Ruru come coin è una parola giapponese che significa osso. Esatto. Ruru come i coin è giapponese. Allora, la famosa parola giapponese. Ruru come i coin. Yoko poco ma io. Allora, no, non è l'ultima cosa, ma tra le ultime cose. Questo che è tipo frutta secca. Kakinotane si chiama. È frutta secca fondamentalmente. Kakinotane significa kakaki itane. Quindi andiamo a cercare. Ah no, la particella no in giapponese significa di. Quindi kaki dei pinoli. Traduzione. No. Okay. È al contrario, il kaki è la prima, essendo prima del no è la cosa. Vabbè, ma qua ti devi cacare, quindi prima o dopo, prima o poi li cacherai sempre. C'è il pepe. Come minchia l'hai aperto? Le arachidi. C'è le raghe di pollo, maiale e katsuobushi. Katsuobushi. Non lo voglio il katsuobushi. No, aspetta, katsuobushi. Ma non voglio il cazzo di bush. Assaggiamo. Il katsuobushi. Assaggiamo questi pitellini. Piccio, allora, sono piccanti. Allora, sono piccanti. Ok, vabbè. Prossimo. Allora, il prossimo prodotto è questo pesce, questo allungo. No. Questo pesce. Essendo un tagliachi. Che in realtà questo pesce non è vero, perché è un pesce d'aprile. È un puku puku tai. Io mi ammazzo. Sì. Abbiamo tagliato tutto. Allora assaggiamo. C'è una parte croccantosa, una parte cioccolatosa. Forse. Cioccolato non sa di niente.
po' bruttino in realtà. No, il giocattolo è orribile, non è so perché non so di niente. È tipo aria sana. Vabbè, ma vedete che ogni volta ci mandano, diciamo, biscotti di questo genere? Facciamo sapere se si commenta, ora che non ce l'ha. Vabbè, non lo sanno perché. Sì, ma un produttore di cioccolato buono ce l'avranno. Una volta ci hanno portato i pochi all'Oreo. No, i panda, no. I panda erano cioccolato, quelli panda e cioccolato. Una volta ci hanno mandato i koala, perché si coalizzavano. Ah, è vero, erano i koala che si coalizzavano. Due, sia i panda che i koala. È vero. I panda cosa facevano? Sì. Si estinguevano, perché non si accoppia di panda. I panda andavano in macchina. Allora, devo dire la verità. Questo di qua ci sono state altre occasioni che questi pesci del genere simili ce l'avevano mandati e non erano malissimo. Ora allora fai vedere Super Mario. Super Mario che è un cioccolato. Mario no. Hai sbagliato personaggio, Alberto. Sono andato un po' fuori tempo. È tipo un mini lecca lecca. Sì, però è cioccolato. Il lecca lecca lo voglio io. Ah, vabbè, bastoncino ti mangio. Super Mario Peloti. Peloti? E Peloti. Peccato, se erano pelati, c'era più che era portato il calzolo tutto. Ma è l'angesi giapponesi, Dai, che ce l'ha. Ah, facciamo così. Ma sai quanti giapponesi pelati ci sono? Ma poi i giapponesi tendono parecchio a perdere i capelli. Ma ragazzi, un viaggio in Giappone lo dobbiamo organizzare. Tra l'altro, gli dovete fare vedere. Fate vedere ora Super Mario. Super Mario tranciato. Di malamente. Tanto c'è, guarda, c'è pure, fai vedere questo invece. C'è il labirinto che tu devi scoprire. Minchia, ci sono i giochi, picciò. Allora, questi qua per i quattro dell'Apocalisse. Assaggiate. Cazzo fa? Assaggia, amo. Uno tra voi due allora. Allora, litigatevi. Assaggiamo. Allora, ragazzi. Tanto lo so già che sarà cioccolato di merda come quello di prima. Cioccolato di merda come quello di prima. Vabbè. Il cioccolato di sopra era la fragola però. No, è molto buono, il cioccolato normale. Non è stato bruttissimo. C'è pure la paglia, se volete. C'è i capelli di Trump, ma c'è nel cosplay. Basta con i messicani! Allora, penultima confezione. Sono delle caramelle al cioccolato con all'interno tipo. Fragola. Penso che sia tipo una cremina alla fragola, sì. Tipo un gel, tipo, succhio tipo, di sì, fragola. Sì, tipo gelè. Vediamo, assaggiamo questo succhio di fragola. Sono delle gambe di fragola. Oh, guarda l'apertura che carina. C'è l'apertura. Sì. Minchia, questi giapponesi sono proprio avanti con le sono aperture. Sono tecnicologici. Tra patate. Allora, questa è la forma degli M&M's fondamentalmente. Tieni, manino. Sembra più cacca di coniglio, però vabbè. Se gliela d'acchio. Sì. C'è Paolo. Questo effettivamente è cacare. Paolo, non morire. È schifo. Allora, dobbiamo fare sì che il suo sacrificio sia vano e morire pure noi. Sì. Dai. Madonna mia, che è schifo. Dai, non sono male. Tieni, la tieni. Finché non arriva la fragola è quasi passabile. È la fragola che è una merda. La fragola PAM! Fa cagare. Allora prendiamo ultima cosa. Il kit sushi. Sono dei kit di sushi. Vedete, c'è la parte bianca e tu decidi se mettere sopra la parte bianca, penso sia tipo caramella gommosa bianca. Esatto. E c'è la un'altra caramella gommosa a forma di sushi, quindi per esempio di pesce, di bene. Sì, è di vari colori come proprio il sushi. Sono pesca, banana e ma limone. Si chiamano nigi gammyo suishiya-san. Ma questo serve l'acqua. C'è banana, pesca e limone. No, sono tutti. Ok. Ecco quindi qua. Noi ci abbiamo. Apri la bocca, preparaci. Ah, ma già sono pronti i sushi. Esatto. Sì, amore. Non è da metterci l'acqua, è una cosa così piccola. Esatto. E che kit è se non devi fare niente? Vabbè, non essere suscettibile. Ah, semplicemente devi prenderne uno e mettercene sì, uno sopra. Sempre non si appizzano. Vabbè, lecchi un po'. Allora. Amore, fai il mastro sushi. Allora. Mastro lindo. Però non leccare vero perché. No, non lecco. Tranquillo. Che si prendiamo prezzo. Uno di questi qua, che penso siano quelli là alla pesca. Sì. No, forse sono quelli alla banana. Sì, questi banana Banana. Allora, chiedi a Vincenzo. Vincenzo, come lo vuoi? Come lo vuoi? Sicuramente non banana, che mi fa schifo. No, la base è banana. La base è banana, mi dispiace. No, mi fa schifo. Vuoi sashimi? Sì. Che gusto? Gusto dread. Ma lo pesco uguale. Alla pesca? Ok. Un sashimi alla pesca, lo facciamo con questo salmoncino qui. Ok.
Cioè, sei uno sconsaioco però. La banana mi fa vomitare. Posso fare buono. Io vorrei la banana col limone, scusi. Mastro susciaro. Susciara. Basta che non ci susci. Ok. Fai vedere come nella telecamera come sono fatti in forma di... Siamo fatti così. Esatto. Cos'è un fiocchettino pare? È un fiocco, ma tieni il fiocchettino. Allora, vi ringrazio, questo è il mio sushi. Berto, tu che come lo vuoi? Akomegye. Akomegye? Ok, ci mettiamo. Che è la parola giapponese che significa scegli tu. Akomegye. Allora, con questo concludiamo questo video. Ovviamente prendi il coperchio. Però ovviamente voi troverete in descrizione il link di Leggi Paolo. www.mipiacitu. No, non è www.japanokashibox.com. Che troverete in descrizione il link del sito. E ovviamente se volete acquistare questo box o questo sito, troverete anche un negozio in cui potete comprare quello che volete. Quindi se non mi interessa quello che c'è dentro questo box, potete acquistare tutto quello che volete all'interno del quindi a parte sito. A parte potete comprare, che ne so, caramelle, patatine, eccetera. Per esempio, eccetera. Se siete curiosi dei cioccolatini, quelli là al riso che abbiamo preso. Esatto. Che secondo me erano i più buoni del pacco, però. Sì. No, vedete le KitKat con oppure vi piacciono i KitKat a macia, potete acquistarli su www.cashbox.com. Arrivederci al prossimo video. Vediamo cosa verrà fuori da questo. Vabbè, sarà tanto tagliato questo video perché fanno qua tutti i coglioni, però per il resto. In basso mettete anche Zelda oltre al link, però. Va bene. È giusto, la parità dei sessi. È la parità dei sessi. Un saluto a tutti quelli che si chiamano Giovanni, arrivederci al prossimo video. Ciao. Ciao!